Buongiorno a tutti. Allora, sono qui nella bellissima Forteventura e volevo sfatare un po' di miti sui super jump per diversi motivi, perché ho sentito tanto, veramente tanto, ma di solito da persone che non capiscono niente dei benefici dei salti, dei rimbalzi, del rebounding, e di conseguenza, anziché dire magari non vogliono provare o non si vogliono testare o non vogliono comprare perché non hanno i soldi, devono inventare i motivi per i quali che secondo loro Super Jump non funziona, perché non riempie le sale, che non è vero, che fa male la schiena, è quella che mi fa più divertente per tutto. E oggi ho sentito addirittura che i salutisti dicono che i salti fanno male, ma saltare a terra, cioè su un pavimento che è rigido anziché elastico, ok? È totalmente ridicolo, ragazzi, perché quando mai, adesso mi metto qui, ma devo farvi vedere, quando mai, ok? Facendo questa a terra o facendo uno skip, ok? Dove c'è, guarda, dove c'è niente, cioè c'è proprio cioè non si sposta il pavimento e questo è proprio, non rimbalza, ok? Il sasso cade perché, essendo duro, la forza di impatto è istantanea. La forza di impatto lo sentirete istantaneamente sulle caviglie, a seguire le ginocchia, a irradiare sulle anche, poi la colonna vertebrale. Ok? Un trampolino, se guardate, rimbalza. Vedi che rimbalza, ritorno verso alto il sasso, ok? Ok, questo è perché, essendo elastico, ragazzi, assorbe la forza di impatto. Questa forza di impatto viene assorbito e poi la forza cinetica viene, diciamo, preso dall'elastico, dalle molle, e viene anche ridonato, ok? E diventa energia potenziale che viene ridonato al corpo come cinetica per aiutarti a continuare a moleggiare. Quando mai, scusate, devo rimettermi qua, se c'è tanta luce non riesco a vedere se sono ben inquadrato. Quando mai potrei fare questa a terra senza spaccarmi le ginocchia, le caviglie, la schiena, ok? Non lo puoi fare a terra. Ecco perché. Così, per tutte le difattiste che dicono che il trampolino non fa bene, ragazzi, provate, io ce l'ho gli studi scientifici, ci sono studi scientifici della NASA, ci sono tantissime prove che il trampolino fa bene. Uno. Due, parliamo del muscular loading, cellular loading, perché ogni volta io sono, diciamo, alla fase discendente dell'arrivo sul mio trampolino, che cosa accade? C'è più o meno in media 4/5 forze G di compressione interno, ok? Internal cellular loading. Vuol dire che tutti i miei muscoli e le cellule, per frenare, fanno una contrazione, ok? Pari a 5 volte il mio peso corporeo. Se io pesassi 50 kg, che non è vero, io non peso 50 kg, ma se pesassi 50 kg, applicherebbe una forza condizionante pari a 250 kg di forza su ogni cellula. Ma adesso, a questo punto, anche sulle orecchie, ok? Anche sul tessuto connettivo, sulle ossa, dappertutto. Se io mi alleno a terra, ok? E facciamo caso che io comincio a fare alzati laterali. Sto facendo alzati laterali, ok? Alzati laterali. È vero, sto lavorando le spalle. Magari c'è il peso del peso sulle gambe, ma il naso non è allenato, i capelli non si stanno allenando, gli occhi non si stanno allenando, ma quando sono su un trampolino si allena assolutamente tutto. Tutto viene sollecitato, ok? Anche addirittura i nervi ottici vengono sollecitati. In Australia, ok? Usano il trampolino per aiutare, rieducare i bambini con le miopie. Addirittura mi ha detto anche un medico che è un oculista, un medico degli occhi. Non mi viene perché ci sono due parole, però comunque il medico degli occhi mi ha spiegato che adesso, oggi come oggi, siccome i materassi non hanno più le molle, ma hanno tantissimo memory foam o hanno anche, come si chiama, la gomma piuma, che si sono peggiorati le miopie dei bambini perché non stanno saltando, perché il salto aiuta anche il nervo ottico, ok? Io sono totalmente
disposta a parlare con tutti quanti per il pro del trampolino. Questo è decimo anno che lavoro con il trampolino, decimo anno che ho visto persone perdere tanti di quei chili divertendosi, senza avere il peso di entrare in palestra, senza dire oh cielo, adesso devo andare a fare i burpees. Avete mai visto una persona dire che figata di fare i burpees? Io no. Che fanno bene, che ci fanno sputtare un polmone, che alla fine dopo ci sentiamo Rambo, sì. Ma una persona normale, non una fissata con lo sport, non vuole fare i burpees. Una persona che non è fissata con lo sport, la vede, la vive lo sport, lo sport e la palestra come un obbligo, come una condanna. Non la vivono come noi sportivi, come una gioia, come una voglia di sputtare un polmone. Il trampolino è lì, dove andiamo veramente a parlare della cosa eclatante di Super Jump. Super Jump crea dipendenza. Le persone vogliono tornare a saltare. Le persone vogliono tornare su quel trampolino che crea endorfine in una velocità stratosferica. Esattamente come i bambini che saltano sempre. A questo punto palestre e persone che stanno là fuori che dicono mi prendo il Super Jump per la palestra o no, prendeteli perché vedrete le persone che non vedono l'ora di tornare a saltare. E a questo punto non solo che le persone vogliono saltare, proteggono le articolazioni perché posso saltare, proteggere le articolazioni e aiuta il mio cuore e i miei polmoni a pompare. Ho anche le tracciati fatto con Polar, con cardio frequencimetri di altissimo rango, e si brucia in media in un, beh, ovviamente era tarato su sesso, su età, su peso, quant'altro, ma una donna diciamo media brucia su 500-600 calorie, ok, in un'ora, ok, saltando. Per fare quello stesso identico sforzo avrei bisogno, avrei dovuto portarti fuori a correre come un pazzo o fare uno spinning come un sfrenato, e avrei dovuto farti fare una fatica che una persona normale non farebbe perché non vogliono soffrire. Così ritorniamo su questo fatto di questo piccolo trampolino. Se avete domande, prova prima di giudicare, saltate prima di giudicare. Noi di Colsport diamo anche l'opportunità di affittare per 2 mesi gli attrezzi, di vedere se funzionano. Più di questo non possiamo fare. Se non siete soddisfatti dopo 2 mesi ce le ridai, ma prima di parlare su Super Jump provala, ragazzi. Lo so, perché a volte le persone sono tanto per dire una cosa non funziona, non si mettono nella mischia, non si fanno le domande, ma 10 anni di Super Jump vi posso garantire: A, ti aiuta con la cellulite; B, crea dipendenza; C, fa sorridere i tuoi clienti; D, ti fa venire molto più persone in palestra, perché quando cominciano a vedere tutte le persone che perdono chili e chili e chili in soltanto 4-6-8 settimane, dicono: che cosa state facendo? Ah, io sto facendo Super Jump. Oh, mazza, quanto si sta dimagrendo. Poi un'altra cosa, ragazzi, per tutti voi che non amate Super Jump Original perché non siete musicali, perché non volete fare 1, 2, 3, 4, tong, 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 non ti preoccupare, il nuovo protocollo sta arrivando 100% functional, 100% non musicale. Vabbè, c'è la musica, ma non devi montare sulla musica, non devi montare sugli 8 della frase musicale, è tutto a tempo, con una musica che è stunca stunca, ma non ci devi contare sopra, non ci devi montare sopra. Total Body, Thunderbell, Pro PT, e poi abbiamo Supersonic che sta arrivando, nuovo percorso per tutti i nostri amatissimi funzionari, ok, quelli che amano functional. Però adesso, ragazzi, veramente anche functional top, però la questione di functional è che devi avere la testa per entrare a fare functional, devi avere voglia di soffrire per fare functional, e sappiamo come trainer è difficile tenere le persone sul punto. Magari la prendi per 4-5 mesi, ma devi avere veramente tantissima voglia di soffrire su functional. Mettici dentro un trampolino, sai che succede? Le endorfine escono. A questo punto il functional diventa più tollerato dal punto di vista cerebrale, viene percepito come meno dolore e viene aumentato perché le forze di gravità o ipergravità, quelle che succede quando siamo su intercellular loading con un trampolino, migliora i benefici. A questo punto tra il meglio di due mondi, cioè la persone che vogliono venire in functional non si rendono conto che si stanno drogando il cervello grazie a lui, il trampolino.
E con questo vi auguro a tutti quanti una giornata splendida. Ricordate, se volete trovarci, info@callsport.com. Sono qui per rispondere alle vostre domande, ma prima ragazzi di fiattare su una cosa che non conosci, io sto parlando solo di super jump. Non mi chiedete di altre cose, non ne professo su altre discipline, ma super jump lo faccio da 10 anni. Se ci avete una domanda, o vieni a provare con me, parli con me, ok? Parli e salti con me, e poi dopo parliamo con tutte le tue, diciamo, domande, remore, qualunque cosa, e portate la scienza, perché io la scienza ce l'ho, te la porto e te la faccio vedere tutto quello finora che ho scoperto con Super Jump. Vi voglio bene e ricordate, la vita è una figata, andate a allenarvi, va? Che adesso tocca a me. Ciao!